Ehi, fellas, prima di poter criticare lo snob bisogna analizzarlo. Lo snob è una persona che si crede migliore di noi perché ha dei canoni sociali che gli dicono di essere cool quando noi non lo siamo. Ha la puzza sotto il naso ed esclude alcuni soggetti a prescindere in base alla loro apparenza. Signor psicologo, cosa ci può dire al riguardo? Guardi, c'è da dire che queste persone comunque devono avere una situazione economica agiata. Perché mai? Beh, ascolti, avendo soldi non sentono la pressione della crisi economica che abbiamo in Italia e nel mondo. E quindi non sentono i problemi reali e contemporanei. L'unico loro problema è quello di comprare un jeans nuovo perché la settimana scorsa gli hanno già visto quello vecchio. Beh, ma uno con i soldi che guadagna può farci quello che vuole, no? Senta, non faccia domande sibilline. Lei pensa davvero che se loro avessero sudato quei soldi li spenderebbero a cianfrusaglie inutili? Andiamoci al papi che sborsa la monetina. Capisco. Gli snob hanno la tristezza della vita e sentono il bisogno di passarla agli altri. Così, cioè non riescono più a gustarsi la felicità, una battuta con gli amici, una birra in compagnia, due barzellette. Ragazzi, vi porto un souvenir o un giù andar? Sono costretti a fare qualcosa di socialmente in. Ragazzi, stasera pizzetta da Ivan e poi andiamo da un'amica mia che dà una festa. Quando si paga l'entrata? No, no, è una festa a casa. Ma sei in lista? Sono schiavi della moda, perché sì, la moda è una schiavitù. E chi segue la moda è forzato a vestirsi, a comportarsi come qualcun altro che è venuto prima di loro gli ha detto come loro devono essere, come devono vestirsi. Wow. Pensate, si devono vestire tutti uguali, con jeans attillati al culo e camminare sempre come se qualcuno li stesse guardando, come se fossero i VIP della situazione. Chi ha il pisello e le palle grosse non se li può mettere questo tipo di jeans, non gli entrano, gli stanno stretti. Questi sono i miei jeans, fatevi due conti. Sono fatti tutti con lo stampino e perdono qualsiasi tipo di stile. Allora chi è il tuo ragazzo? È quello col giubbotto gommato. Lo hanno tutti. Ma vero, scusa, è quello con gli occhiali a goccia. Dai, all'orecchino brillante. Sì, te lo presento. Ma chi quello? No, no, lascia perdere. No! Odio le discoteche in Italia. Stai guardando questo video, ora hai questa faccia. Beh, vuol dire che anche tu sei uno snob dei miei coglioni. Ascolta, mi troverai solo persone che ti vogliono nella loro vita perché stai recitando di essere chi non sei. O almeno mi auguro tu non sia così. Che vita triste. Io non sono contro chi è di bell'aspetto, cioè, basta guardarmi, no? E tu, donna dalla scarsa importanza storica, ascoltami. Se tu ti vesti in tiro sempre, e non solo ogni tanto per occasioni così più importanti, vuol dire che non hai nient'altro di meglio da offrire, se non il tuo corpo, che da qui a 30 anni ti lascerà. Che poi dico io, no? Quando la moda cambia, cambiate modo di vestire in base al rossetto, in base allo smalto, in base al nuovo jeans. Che desolazione. È stimato che ci sia una persona intelligente predisposta allo humor ogni 27 bimbi minchia che acclamano fenomeni di plastica, il che è davvero perprimente. Beh, piacere, io sono Giuseppe Turchiaro, numero 28. E se ti è piaciuto Sì. questo video, Otherwise. adeguai sta minchia. It's a bug.